Innanzitutto ringrazio l'organizzazione, dottor Righetti e tutti voi per avermi concesso questa partecipazione, anche un po' inusuale se vogliamo, è un esperimento che vogliamo fare, penso che potrà essere utile e utilizzabile anche in futuro per altre cose. Abbiamo sentito questa relazione interessante dal collega inglese, adesso parlerò anch'io sulla miopia, però solo su un settore limitato dei trattamenti possibili. Sicuramente ci sono molte tecniche che possono dare un risultato, abbiamo sentito parlare delle lenti multifocali, delle lenti accomodative, della presbilasica, degli inserti corneali, della monovisione, eccetera. Io mi concentrerò sulla monovisione. Monovisione è un metodo che comporta uso per Abbiamo un lontano. pochino di difficoltà nella ricezione. Se forse devi stare più vicino al microfono, Sì, Lucio. io va bene, io posso parlare più forte, è un metodo che comporta, così va meglio? Così va bene, sì, sentiamo bene. È un metodo che comporta uso per lontano dell'occhio dominante e uso per vicino dell'occhio non dominante. La letteratura cosa dice sulla monovisione? È piuttosto positiva. Dice che la soddisfazione dei pazienti raggiunge circa il 95% e il 92% circa dei pazienti raggiunge i 6-7 decimi e già i 4 oppure meglio. Che la stereopsi è buona, che c'è una buona sensibilità al contrasto, che c'è una buona indipendenza dagli occhiali, che c'è un'ottima visione intermedia con basse complicanze. La monovisione è ottenibile con tante tecniche, in realtà è ottenibile anche con occhiali, sia pure l'occhiale è un po' difficile da portare come monovisione, è più facile ottenerla con le lenti a contatto, oppure dopo che uno ha provato con le lenti a contatto è applicabile con altre tecniche che sono poi permanenti, tipo la LASIK, che era quella dominante, diciamo, tra le tecniche laser sulla cornea oppure la PRK. Gli inserti intracorneali sotto questo punto di vista qui lavoricchiano abbastanza bene, ma non benissimo. Le lenti monofocali, dopo facoemulsificazione, se c'è cataratta o cristallino trasparente, funzionano molto bene. Nel campo della monovisione, le lenti multifocali forse hanno poco senso, perché se la lente stessa dà multifocalità non ha senso di utilizzarla in monovisione. E le lenti fachiche sono un metodo molto interessante. Il collega prima parlava un po' negativamente delle lenti fachiche. In realtà le nuove generazioni funzionano molto bene e se noi abbiamo un miope di 25 anni, di 10-12 diottrie a correggere, lo trattiamo con la lente fachica. La stessa cosa vale se questo è presbite e ha 45 anni. Vediamo un po' quando utilizzare una tecnica o l'altra. Sostanzialmente direi che le tecniche sono tre per ottenere dei buoni risultati con dei buoni margini di sicurezza per il paziente e anche per il medico, ovviamente. La LASIK va bene nel presbite giovane, con un difetto refrattivo medio-basso, dalle 1 alle 5, 6, 7 diottrie. La lente fachica va bene nel presbite giovane con un difetto refrattivo alto, se ha una 12 diottrie di miopia, 3 diottrie di astigmatismo o anche di più. Si può correggere bene con la lente fachica, che sono comunque interventi molto precisi che forniscono un'ottima qualità della visione con bassissimo rischio. In alternativa, nella paziente più anziana, il miope o comunque il paziente che ha un difetto refrattivo, che vuole essere più indipendente dagli occhiali e ha 65-70 anni perché deve farsi la cataratta, questo è più indicato per un intervento con lente molto monofocale. Vediamo tanto per chiarire il concetto due o tre casi clinici molto semplici. Abbiamo questo paziente di 42 anni che è ipermetrope, ha 4-5 paio di occhiali, è stanco di cambiarli perché non li trova mai, è stufo, cioè vorrebbe una buona indipendenza degli occhiali. È leggermente ipermetrope, ha 10 decimi con più 1,50 a destra, dall'altra parte ha un 10 decimi con più 1, ha un'ottima correzione da vicino. Cosa abbiamo fatto noi per correggerlo, per soddisfare la sua esigenza? Abbiamo fatto una fentola ASIC per ottenere la monovisione e questo è il risultato. Lui ha ancora i suoi 10 decimi a destra, con un ottimo visus per lontano, a sinistra da lontano avrebbe bisogno di un meno 1, mentre il visus per vicino è piuttosto buono, si considera in binoculare naturalmente. Il risultato è che il paziente non lamenta disturbi della differenza refrattiva, è indipendente dagli occhiali. Non richiede correzione per lontano dell'occhio sinistro, salvo che non abbia percorsi lunghi da fare in macchina o che non vada al cinema o cose di questo genere, ed è molto contento. Vediamo un altro caso, per esempio, questo è un paziente di 49 anni che è miope,
hanno miopia di 5 diottrie nell'occhio destro e 4,5 nell'occhio sinistro, l'occhio sinistro è dominante, ha un cristallino trasparente. Sarebbe un peccato a quest'età, 49 anni, togliergli un cristallino, a mio avviso, quando si può ottenere un buon risultato anche con una tecnica più semplice. E ancora qui abbiamo fatto una fentolasi per ottenere monovisione e abbiamo dato 1,75 a destra perché è, diciamo, più avanzata come presbiopia, e invece una visione da lontano per l'occhio sinistro. Il paziente lamenta qualche disturbetto da differenza refrattiva nel primo periodo, poi successivamente si è adattato molto bene, è indipendente dagli occhiali per quasi tutte le attività quotidiane, richiede correzione per lontano dell'occhio destro quando guido, quando va al cinema o cose di questo genere. È un paziente molto contento anche questo. Quindi con un intervento semplice, tutto sommato, che ha corretto la miopia, abbiamo ottenuto anche un bel risultato sulla presbiopia senza fare cose aggressive. Se invece il paziente ha la cataratta, una cataratta bilaterale, e se parliamo sempre di un miope, ma questo vale anche per gli ipermetropi, vale anche per gli astigmatici. Per esempio questo signore ha 10 diottrie di miopia a destra e 12 a sinistra, una cataratta di media densità, un fundus buono, potrebbe anche essere un paziente idoneo nella lente multifocale, ma i miopi nelle lenti multifocali non le gradiscono moltissimo. Per cui abbiamo fatto una fentofaco, noi usiamo il laser a fento secondi in tutti i nostri casi per fare la chirurgia della cataratta, e abbiamo messo una lente monofocale, una lente monofocale per monovisione. E il risultato è questo: abbiamo ottimo recupero visivo a destra, indipendente dagli occhiali, e da lontano dovrebbe portare un meno 2, ma diciamo il paziente è quasi sempre senza correzione, salvo che non debba fare appunto degli usi particolari. Certo, se uno deve leggere un'ora, deve leggere un libro, un occhiale ci vuole, si deve andare da Milano a Bologna in macchina, un occhialino ci vuole, il paziente comunque in questo caso è molto contento. Quindi abbiamo mostrato tre casi semplici, quotidiani, diciamo, che hanno ottenuto una buona correzione mediante la monovisione. Vediamo un pochino cosa ci dà questa monovisione. Innanzitutto è utile perché si corregge il difetto refrattivo nei due occhi per lontano, poi corregge l'occhio dominante per lontano, si lascia l'occhio non dominante con una moderata miopia per vicino, e l'obiettivo è avere 10 decimi in un occhio e J1, J2, J3 nell'altro. La rifrazione da attribuire all'occhio non dominante varia a seconda dell'età. Abbiamo visto che cambiano le tecniche, ma cambia anche l'entità della rifrazione da lasciare a queste persone. Se uno è giovane lasciamo poco, perché comunque la presbiopia è bassa; se uno è un po' più avanti con gli anni lasciamo un po' di più; se uno è più avanti ancora si dà una correzione maggiore, compatibilmente con il paziente, con le esigenze del paziente. Quindi sostanzialmente la monovisione è un'ottima modalità per lasciare il paziente indipendente dall'occhiale nelle sue attività quotidiane, che non richiedono però un impegno costante e prolungato della visione binoculare, tipo il tablet, il lavoro al computer, eccetera eccetera. I limiti, quali sono i limiti di questa tecnica? Richiede ancora saltuariamente l'uso dell'occhiale, per esempio per la guida notturna, soprattutto per la guida notturna, per la lettura prolungata, per attività ad alta richiesta visiva, per alta performance. Però in compenso la monovisione consente di usare la vista in maniera confortevole a casa, nella guida, al lavoro, ed è, anche se è un compromesso, perché si rinuncia a qualche cosa, si rinuncia un pochino all'equilibrio binoculare, eccetera, si rinuncia ad avere la massima acuità visiva, però si ottiene qualche cos'altro, cioè si ottiene una buona indipendenza della correzione ottica per gran parte della giornata, e comunque diciamo è questo che molti pazienti desiderano. I vantaggi è che è una situazione costante, c'è un buon adattamento binocolare dopo, diciamo, passato il periodo di training che dura qualche settimana, c'è una scarsa nesicomia rispetto all'occhiale, soprattutto rispetto all'occhiale, e c'è una buona indipendenza dalle lenti a contatto, e quindi questo vale bene anche come tecnica per chi ha portato per tanti anni lenti a contatto e non riesce più a portarle. L'inconveniente, abbiamo detto, che c'è una acuità visiva binoculare leggermente diminuita, c'è una sensibilità al contrasto lievemente ridotta, una lieve riduzione della stereopsi,
e una profondità di fuoco leggermente ridotta anche in questo caso. Però il paziente la digerisce bene questa situazione dopo un po', e quindi diciamo che è una cosa positiva. Quello che occorre fare in questi casi è sempre spiegare bene al paziente, prima di fare la monovisione, quello che noi vogliamo fare, quello che noi ci proponiamo di ottenere. Il paziente va scelto bene, ci vuole che un paziente buon motivato, che sia ben motivato, che abbia un tipo di attività visiva e lavorativa idonea a questa cosa, che abbia un'età appropriata. Occorre studiare un pochino la personalità del paziente, occorre che anche la situazione visiva sia buona, perché non si può dare la monovisione a uno che ha 3-4 decimi per parte. Prima di un eventuale intervento quindi di monovisione, quando è possibile, conviene simulare il risultato con l'utilizzo di lenti a contatto, in modo che il paziente capisca quello che si va a fare e valuti quello che noi andiamo a fare. Naturalmente questo non è possibile nel caso di cataratta, ma invece è possibile nel paziente soprattutto fra i 40 e i 50 anni, i 55, quando la cataratta ancora non è possibile. Contraindicati a questa tecnica sono i pazienti che necessitano di una eccellente acuità visiva stereoscopica, che utilizzano la vista tante ore nel fare la stessa cosa, e poi naturalmente ci sono anche delle controindicazioni cliniche, ma adesso io non mi voglio estendere troppo su questo argomento. Oggi noi abbiamo sentito dal collega precedente che ci sono decine di tecniche realmente possibili. In realtà, se noi vogliamo andare al sodo, vedere le tecniche che funzionano veramente bene, le tecniche sono poche. Il fatto che ci siano tante tecniche vuol dire che queste tecniche non sono perfette, perché se fossero perfette ne basterebbe una o due. Quindi c'è spesso da chiedersi quale tecnica utilizzare. E allora ci si deve chiedere quale conserva ancora l'accomodazione esistente del paziente, quale non altera troppo la qualità visiva della visione, quale è prevedibile, predittibile, quale è programmabile, quale è anche semplice da eseguire a basso rischio, quale è reversibile, quale ha basse complicazioni. Ci si deve fare queste domande prima di fare un intervento per la presbiopia. E io a questo punto credo che la monovisione soddisfi molti di questi requisiti e offra al paziente una buona indipendenza dai mezzi ottici. Quindi è una delle metodiche che noi usiamo con molta frequenza, come usiamo anche le lenti multifocali di terza generazione, usiamo tanti altri sistemi per la correzione della presbiopia, ma a noi piace molto questa tecnica anche. E con questo chiudo la mia relazione, se ci sono domande con piacere rispondo. Ci sono domande dalla sala per il dottor Buratto? Lucio, hai sentito la domanda, te la faccio. Quindi con quale tecnica esame decidi qual è l'occhio dominante? No, ci sono due o tre test che si fanno. Innanzitutto la cosa più semplice è prima chiedere al paziente se usa mano destra o mano sinistra, questo già ci dà un'indicazione. Poi gli si può chiedere se usa una fotografia, quale occhio usa per fare la fotografia, o se ha un monocolo da usare, con quale occhio, ma questi sono soggettivi. In realtà ci sono dei test oggettivi da fare al proctor, o allora ci sia un sistemino molto semplice che consiste nel dare un foglio di carta con un forellino e chiedere al paziente di guardare attraverso questo fuore, a seconda di come risponde, si capisce qual è l'occhio dominante. Molte grazie. Sono altre domande dal pubblico? Sì. Lucio, sono Roberto Bellucci e ho una domanda per te. Grazie. Accenni, quando discuti con il paziente, accenni alla reversibilità della procedura che stai per fare, oppure ritieni che questo accenno comporti un po' di disaffezione da parte del paziente? Ecco, ci puoi dire qualcosa? Generalmente no, non accenno al fatto che la tecnica è anche eventualmente modificabile e quindi si può cambiare, anche se poi in realtà qualche volta succede di doverlo fare. È capitato proprio questa settimana di un paziente che avevamo dato a monovisione, è rimasto 3-4 mesi in questa situazione con una LASIK, e
poi ha deciso che tutto sommato non gli piaceva, non era scontento, non era aggressivo, non è stato niente. Abbiamo fatto un leggero ritocco con il laser, il paziente era felicissimo, ha recuperato la sua massima acuità visiva per lontano e torna a usare l'occhiale per vicino. La cosa è fattibile, non è così tremendo insomma in queste situazioni. Noi abbiamo il grosso vantaggio di avere i laser e i cimeri che ci consentono di modificare, facendo interventi leggermente poco aggressivi, assolutamente poco aggressivi, quasi niente aggressivi, modificare la rifrazione dei pazienti in queste situazioni. Anche quando noi mettiamo le lenti multifocali di ultima generazione che forniscono una qualità visiva molto buona, qualche volta capita che ci sia un piccolo residuo di astigmatismo, eccetera. Disturba comunque la massima acuità visiva, il massimo conforto visivo di queste persone. E anche qui, per esempio, un piccolo ritocco con laser ai cimeri è utile. Questa è una cosa che noi abbiamo come diciamo, chirurghi refrattivi, che per esempio negli ospedali non hanno quasi mai, quando mettono le lenti multifocali o le lenti toriche, se poi hanno qualche residuo sono bloccati quasi sempre, mentre noi che facciamo anche refrattiva, tanta refrattiva, abbiamo questo grosso vantaggio di poter soddisfare quasi sempre, sia nel trattamento degli effetti refrattivi, sia nella chirurgia della cataratta, le richieste refrattive del paziente. Bene Lucio, noi ti ringraziamo, infatti è stato molto interessante la tua esposizione, e dall'auditorium non ci sono altre domande, per cui chiuderemo questo collegamento. Grazie ancora e ciao Lucio. Grazie molte a voi tutti quanti.